Concludiamo questo trittico di interviste con lo speaker del Giro della Valle d'Aosta, nonché del Giro d'Italia, Paolo May. Tu vedi la gara da una posizione privilegiata, intanto quali emozioni commentare questa gara, questa tappa davvero incredibile con tutto questo pubblico, questi colori e soprattutto anche con un finale così tecnico, così incredibilmente spettacolare? Beh, oggi sicuramente ci siamo trovati di fronte ad una tappa direi molto particolare nel suo genere, con delle pendenze particolarmente impegnative. Credo che i ragazzi abbiano forse accusato oggi nei loro muscoli e nelle loro gambe quelle che sono le fatiche di queste salite interminabili, direi. Per qualche motivo penso che questa salita possa somigliare anche alle salite che hanno reso celebre alcuni campioni su altre asperità in varie zone d'Italia, per esempio il Mortirolo e lo Zoncolano. Insomma, sembrava di pedalare anche attraverso le immagini che abbiamo vissuto qui sul parterre d'arrivo, di veder pedalare questi campioni su quelle salite mitiche. Insomma, oggi ha vinto un corridore tedesco che credo abbia ancora molto molto da dire in questo Giro della Valle d'Aosta. Mi sembra un corridore completo, non uno scalatore puro, contrariamente a quanto magari molti si aspettavano, io in primis. E quindi domani sicuramente andremo a vedere una tappa che metterà a seria prova di nuovo questi corridori, e ovviamente la battaglia tra il leader, la maglia gialla, e forse chissà proprio Schachmann, che mi sembra essere in ottima forma. Ovviamente abbiamo visto immagini ed altri tempi qui all'arrivo. Da domani sono sicuro che tu avrai già una sorta di pronostico pronto, perché sappiamo che tu hai l'occhio abituato, specialmente sui campi di gara del Giro d'Italia, a vedere quali sono i corridori con la gamma migliore. Una tappa che si farà sentire sicuramente, ma quali sono le tue aspettative? Beh, domani sicuramente una tappa molto particolare, forse la più dura di questo giro, perché domani le salite sono tante. C'è anche quella di Champremier, che è anticipata da un'altra salita inedita, e poi il finale su Clavelité, si arriva addirittura sullo sterrato. È difficile fare un pronostico con questo tipo di corridori, perché sono corridori che arrivano da ogni parte del mondo. Tipo oggi aspettavamo forse uno scalatore puro, alla fine ha vinto Schachmann, che sicuramente va forte in salita, ma credo che sia più completo di uno scalatore semplice. Quindi diciamo che oggi è stata sicuramente una giornata di spettacolo, e domani sarà ancora più spettacolare, perché con i chilometri che vanno avanti, con le fatiche che si moltiplicano, domani sicuramente c'è da attendersi ancora magari qualche colpo di scena in classifica.